Sì, tutto è iniziato 5 anni fa, quando abbiamo fatto una serie di interviste a diversi registi, appunto perché avevamo l'idea di girare appunto un film con una parte comunque anche legata al documentario sulla nostra esperienza sul Silk Road Ensemble, e in particolar modo l'idea era quello anche di inserire una parte relativa a un concerto live appunto della nostra band. E durante queste interviste il regista che poi ha girato il film che abbiamo visto appunto è uscito dalla sala ed era stato quindi molto colpito dalla nostra esperienza e soprattutto dalla potenza, dall'importanza dei valori che volevamo esprimere e comunque trasmettere. Da qui appunto la sua idea di girare un vero e proprio documentario sul nostro ensemble. I'm always trying to figure out how I fit in the world, which I think is something that I share with 7 billion other people. Since I left Syria, I found myself experiencing emotions far more complex. Like, can a piece of music stop a bullet? In 1966, Cultural Revolution, my parents asked me to learn music to escape. Il documentario in pratica sì, è molto legato al Silk Road Project. Il nostro ensemble è comunque una band molto ampia perché di cui fanno parte ben 60 elementi provenienti da diverse parti del mondo, mentre invece il documentario è incentrato soprattutto su 5 protagonisti tra cui anche naturalmente il fondatore Yo-Yo Ma. Quindi sì, effettivamente è una sintesi, è un po' il punto di vista, quello che il regista appunto ha voluto raccontare, ma sicuramente non rappresenta le esperienze di tutti i componenti di questo ensemble. Diciamo che è stato molto bello lavorare con Morgan, in quanto in tutti i sensi è stato un elemento in più del nostro ensemble, come un familiare in qualche modo, è entrato a far parte della nostra grande famiglia, ci ha seguiti per circa 5 anni filmando con la sua telecamera, facendo riprese, ma noi alla fine non ce ne rendevamo neanche più conto. Per quanto riguarda la Galizia, ha voluto rappresentare gli aspetti conflittuali della mia regione a livello nazionale, individuale, e si è concentrato molto sull'aspetto dell'identità culturale, quindi l'importanza della lingua galiziana e dello strumento nazionale appunto che è la gaita, la cornamusa. E infine si è concentrato anche sull'importanza dello strumento come simbolo dell'identità culturale ma non politica, quindi non ha sottolineato l'aspetto politico ma quello culturale e legato comunque al popolo, quindi uno strumento popolare. We don't speak perfect English or perfect Chinese or perfect Persian, but we speak perfect music language.